per presentare quello che lo staff tecnico della holding ha ritenuto essere il terminale di questa operazione, terminale ma anche in termini finali, cioè dopo la valutazione condotta attraverso il contributo per il quale non finiremo mai di ringraziare Argilli e Voria, che ci hanno messo nella condizione di comprendere tutte quelle necessità in termini di modulo di gioco, in termini di condizione fisica dei giocatori, che da qui in avanti determineranno una serie di cambiamenti. È chiaro che l'interesse principale è rivolto verso l'allenatore, che ho l'onore di presentare e che appunto è Marian Pahars, di cui ormai avete già scritto tutto e quindi la novità è poca, però è l'appendice di una serie di cambiamenti che per noi sono fondamentali e che non fanno parte solo della figura dell'allenatore. Arriverà fra poco Sandro Bencardino, altro soggetto del quale non c'è di nulla, ma quello per le esperienze che ha avuto brillanti e di successi che vogliamo proseguire in questa città. E quindi per noi era fondamentale, su tutta una serie di elementi, fra cui prossimamente il mercato, qualcosa avete già visto, anche se abbiamo da definire gli aspetti relativi al tesseramento e quindi lo presenteremo quando saremo a posto, e altre questioni che il nostro direttore sportivo sta portando avanti e che in queste condizioni ci porteranno a breve a migliorare una rosa che per noi è solo da migliorare in entrata. Questo è un fatto fondamentale, cioè per quello che ci riguarda i giocatori che abbiamo hanno un valore, un livello che per noi è già sufficiente, per quello è l'unico obiettivo che abbiamo, che è la Serie C. E ribadisco, è l'unico obiettivo che abbiamo, non esistono altri obiettivi, non esistono altre mediazioni in questo senso. Quindi come tale, se possiamo migliorare, miglioriamo ovviamente, ma entriamo sempre in una logica di aumentare il valore tecnico di una rosa che per noi è comunque già sufficiente. A questa rosa avevamo bisogno anche di dare un contributo da un punto di vista fisico. Vi ricorderete che siamo stati tartassati fino alla prima settimana di gennaio da continui infortuni, e ovviamente su questa base poi appunto ci sono anche delle novità, ci saranno anche altre novità nei prossimi giorni che vanno a rinforzare questo ragionamento. Quindi vi lascio la parola, abbiamo l'interprete ovviamente per una definizione migliore della viva voce dell'allenatore, il quale adesso procede ad una sua personale presentazione. Ok, buongiorno. Я рад здесь находиться. Переведи. Sono molto felice di trovarmi qua. Я рад, что здесь собралось такое количество журналистов. È felice anche del fatto che si siano ritrovati questo numero di giornalisti. Vi ringrazio. В принципе, скажи, что я приехал в большой клуб. Исторический клуб. Innanzitutto è arrivato in un grande club, un club storico. Только для того, чтобы и город, и болельщиков, и журналистов сделать более счастливыми. Solo per quello, cioè per fare sia i giocatori, la città, i tifosi e i giornalisti molto più felici. Очень надеюсь на поддержку. Conto sul vostro sostegno. Уже сейчас я познакомился с городом, я познакомился с некоторыми болельщиками и принимают очень тепло, очень позитивно. И в принципе, вот я надеюсь, что такая атмосфера сложится, и вместе мы сможем добыть победы, и вместе мы сможем, в принципе, решить задачу.
già fatto la conoscenza un po' della città, dei tifosi e persone che stanno qua, e spera comunque di continuare così, che tutti, diciamo, il resto sia sempre fatta in questa maniera, spera comunque di arrivare a fare tutto il meglio, vada tutto bene e che, diciamo, non ci sia nessun problema di superare tutte le barriere. Я думаю, что сейчас нужно больше делать, чем говорить. Ora penso che adesso bisogna più agire che parlare. Поэтому, если у них есть вопросы, я с удовольствием отвечу на них. La prima cosa è la grande emozione, perché io sono senese a 360 gradi. E voi sapete la mia storia e quindi voglio ripercorrere quella storia. Sono qui anche per questo obiettivo. E poi devo ringraziare tutte le società con cui ho lavorato, che ho lavorato bene, grande professionalità, quant'altro. Sono tornato a Siena per motivi miei, è il momento ora di stare in città, vivere la mia città, vivere le mie passioni, vivere Siena, vivere la senesità, che noi siamo forti, meglio di Siena è difficile trovarne, e quindi è il momento di cambiare marcia, secondo me, e questo lo dobbiamo fare, lo dobbiamo alla città, lo dobbiamo ai tifosi, a quelli che ci stanno dietro, lo dobbiamo alla proprietà e a tutti. Io mi sento di dire solo questo, voglio metterci grande energia, molti di voi mi conoscono, la mia energia è notevole e quindi spero di dare quella positività e quell'energia che ci faccia, diciamo, vincere il più possibile, perché a noi senesi ci piace vincere e questo fa parte del nostro DNA. E voglio far capire a chi è con noi a fare il nostro percorso in questa società che noi questo DNA è caro e ci teniamo tanto e quindi dobbiamo fare in modo che venga fuori. Ringrazio tutti, sono molto contento, non trovo neanche le parole giuste perché sono anche emozionato. Quando ho indossato nuovamente i colori bianconeri, per me è stata un tuffo al cuore bellissimo e quindi voglio godermi questo sogno e speriamo che il sogno si realizzi in qualcosa di consistente. Grazie. С первого дня мне очень понравились футболисты и команда. Dal primo giorno gli sono piaciuti molto sia i giocatori che la squadra. Они и подготовлены технически хорошо. Sono ben preparati anche tecnicamente. И хорошие данные физически у них. E anche, diciamo, con una bella struttura corporea. Хороший сплав между молодыми и опытными футболистами. C'è una buona sintonia tra i giocatori più esperti e quelli più giovani. Я думаю, что эта команда обязана решать задачи. Pensa che questa squadra deciderà molto, avrà molta importanza. You mean tactic? Intende proprio come tattica? Sì, o un'idea tattica di base, oppure se ha già, come dire, un'impressione e un'impronta da dare alla squadra. Да, как тактика. Скажи ему так, что первое время я не собираюсь делать революцию какую-то здесь. Detto che come per i primi tempi non intende fare una specie di rivoluzione qua, quindi ci sarà. Сначала надо наблюдать. Я всего здесь 10 дней. Innanzitutto prima bisogna guardare un po' come la squadra понять qua, da 10 giorni. Понять, насколько способен каждый из футболистов, на что он способен. Capire ogni giocatore a cosa è disposto a fare. И в какую схему они способны играть лучше. E diciamo in quale schema sono disposti a giocare al meglio. Или в два центральных защитника мы будем играть, или в три центральных защитника я еще пока не знаю. O con due difensori centrali o con tre, ancora non lo sa, bisogna vedere. But
start speak English. В любом случае, главное для нас это результат сейчас. In ogni caso, la cosa più importante per noi adesso è il risultato. Мы, к сожалению, уже потеряли в последних играх довольно много очков. Per sfortuna, nelle ultime partite abbiamo già perso diversi punti. Поэтому первое основное, что сейчас нужно сделать, это стабилизировать вообще состояние команды и моральное, и физическое, и Quindi come целое. Prima cosa adesso бisogna stabilizzare la situazione della squadra sia moralmente che fisicamente e tutto il resto. Ну я ответил уже на этот вопрос. Я сказал, что мне понравилась команда. Я уже говорил об этом. Ha già risposto a questa domanda, parlava prima che ha detto gli piace comunque la domanda e va la squadra e va tutto bene. В целом. In generale. Понятно, что есть какие-то определенные вопросы и проблемы ovvio, у любой команды. Alcune domande, problemi in qualsiasi squadra. У нас довольно много игроков, скажи, были или сейчас травмы, или после травмы восстанавливаются, поэтому оценить их состояние сейчас очень сложно. Ci sono stati tanti giocatori che hanno avuto dei травмы, o comunque dopo qualche trauma, quindi adesso al momento è difficile valutare le loro condizioni in questo momento. С точки зрения языкового барьера, конечно, если бы я говорил на итальянском, и это был бы прямой контакт, это было бы легче. Se dal punto di vista linguistico sì, è un pochino difficile, è ovvio che se parlasse in italiano sarebbe molto più facile adesso avere un contatto con tutti. И я постараюсь очень быстро, по крайней мере, основные термины освоить. E si impegnerà comunque molto ad imparare molto in fretta innanzitutto prima i termini importanti quelli che servono per la squadra e poi anche comunque con imparare la lingua. Но рядом со мной и футболисты, которые в принципе говорят по-английски. Però comunque vicino a lui ci sono innanzitutto anche i giocatori che parlano abbastanza bene anche in inglese. Мои помощники, Сандро. Poi i suoi aiutanti. Nicholas, goalkeeping coach. Nicholas. Physio guys, they speak very good English. Мы не рассчитываем на поражение. No, comunque non pensano alla sconfitta. Мы сильнее и должны обыгрывать эти команды. Мы сильнее и должны обыгрывать эти команды. Siamo più forti e dobbiamo sconfiggere tutte le altre squadre. Сложно спекулировать на эту тему, я не знал, что было внутри раздевалки на тот момент. È difficile, affrontare questo tema perché lui ancora non sapeva cosa avvenisse durante Я просто наблюдал сверху с трибуны. Lui guardava semplicemente dalle tribune, ancora non era partecipe. Quindi Завтра игра вообще, скажи, может быть, если есть какие-то вопросы по игре, потому что это основная тема, мне кажется, этой пресс-конференции. Okay, dice, domani c'è la partita e comunque se avete qualche domanda riguardo a domani sulla partita e la conferenza è per questo, diciamo. Ну, недели три я уже слежу за командой. Просто визуально, что смотрите. Конечно. Già, diciamo, da tre settimane segue la squadra, osserva. Неплохая команда. Non è una cattiva squadra. Довольно быстрые, техничные группы атаки у них. Hanno, diciamo, dei gruppi d'attacco tattici abbastanza veloci. Но мы сильнее. Ma noi siamo più forti. По всем показателям. И оборона, и атака. In tutte le posizioni, sia in attacco che in difesa. Поэтому у нас одна задача – это выиграть игру. Quindi abbiamo un unico compito, che è quello di vincere la partita. Ни один тренер в мире, наверное, за два дня, вот вчера первая тренировка и сегодня, он не может поменять структуру игры команды кардинально. Dice, neanche un allenatore al mondo in due giorni che lui è da due giorni che segue la squadra ha fatto ieri l'allenamento e oggi in due giorni può cambiare diciamo radicalmente lo schema della squadra e le loro azioni but no ma мы по крайней мере уже
внедряем в головы футболистов, мы говорим им о том, что нужно более агрессивно играть, создавать моменты, контролировать мяч лучше. Ma comunque già ha fatto avere l'idea ai giocatori, gli hanno detto, consigliato e comunque li stanno preparando a giocare più aggressivamente, più con più tattica e più forza, quindi essere molto più precisi. E, конечно, забивать голы, что самое главное в футболе. E anche soprattutto fare i gol, che è la cosa, diciamo, più importante nel gioco. Есть, конечно, конечно, это информация, то, что ты смотришь с трибуны и потом на поле вместе. По каким-то игрокам мнение было лучше, стало чуть хуже, по кому-то наоборот было хуже, когда вместе поработал, стало чуть лучше. Поэтому, конечно, есть, это рабочая атмосфера, рабочая информация. Sì, ci sono che ora, per esempio, lui osservando dalla tribuna c'aveva un'idea di alcuni giocatori, come per esempio qualcuno gli sembrava molto più bravo, e poi durante questi due giorni ha stretto contatto con loro, qualcosa è anche cambiato, chi sembrava un pochino più bravo adesso sembra un po' meno, oppure comunque al contrario, chi gli sembrava un po' meno adesso è molto più bravo, quindi comunque mi riferivo anche alla situazione infortunati, se si recuperava qualcuno e se c'erano delle novità dagli allenamenti. Dice per la partita di domani o in generale? No, per la partita di domani. Okay. Они спрашивают, ну, на завтрашний день, на игру, тех, кто травмирован, есть кто-то, что обратно входит в игру или нет, кого-то берется? Нет, сейчас. Из тех, кто травмированы, были те и травмированы, Териджи близко, но мы его завтра ничего не будем использовать. Allora, quelli che hanno avuto un trauma, sono ancora in fase di recupero. C'è Terigi, per esempio, che è vicino ad essersi ripreso del tutto, però domani non giocherà ancora per sicurezza sua. Non самый, кто ближе всех. Però è quello che si avvicina di più, diciamo, al recupero. Gli altri ancora un pochino li manca per riprendersi. По ваших схемах. В идеале я бы хотел вот сейчас 2-3 недели, чтобы не было игр, и у меня была возможность провести с игроками такой полноценный сбор. Вот это было бы супер, но такой возможности нет. Dice che la cosa ideale sarebbe che per queste 2-3 settimane non ci fossero partite, così da poterli permettere di allenarsi. Этого было бы достаточно. Così da permettere di allenarsi completamente con la squadra e spiegare tutte le cose, quindi 2-3 settimane sarebbero bastate, però per fortuna, per sfortuna non è possibile. В этом и сложность ситуации, и цейтнот времени, и у нас игра. И поэтому, конечно, сколько времени потребуется, не знаю. Proprio in questa la difficoltà. Надеюсь, что быстрее. Ogni paio di giorni c'è la partita, quindi non c'è molto tempo per allenarsi, quindi ci vorrà comunque un po' più tempo per imparare tutte queste cose e andare tutti più in armonia. La prima cosa è entrare e prendere più informazioni possibili individualmente e poi monitorare più possibile la situazione, entrare proprio nel soul, nell'anima, nella mente, nel corpo di tutti gli atleti, perché in poco tempo dobbiamo trovare la fiducia reciproca per poi ottimizzare i nostri carichi di lavoro e i lavori che dobbiamo portare avanti e dobbiamo fare. Devo dire che già ho visto i ragazzi pronti e disponibili a lavorare, a darci una mano, e così noi siamo pronti con loro a poter lavorare con una certa intensità. E quindi abbiamo bisogno un po' di tempo, è logico, ma è questo. Devo dire che la squadra dobbiamo portarlo avanti noi con una sua positività, entrare, ottimizzare tutti i lavori. Quindi abbiamo bisogno di un po' di tempo, ma non è una cosa complessa. Как я уже сказал, очень сложно сделать
много чего поменять за два дня практически невозможно. Поэтому пока мы не будем больших изменений делать, вот скажи. Come ha detto prima, ora in due giorni è impossibile fare tante modifiche e cambiare totalmente le cose. Quindi si vedrà giorno per giorno, piano piano si apporteranno altri schemi, altre modifiche. Per il momento non si cambia tantissimo. Sono venuto via dove ero prima, a Brescia, che devo ringraziarli tanto, per motivi familiari. Non è che poi c'è stato l'approccio subito qui a Siena, cavolo, qualche vibrazione è arrivata, ha detto mi devo lanciare in questa nuova esperienza che per me è vecchia ma nello stesso tempo è nuova, quindi c'è grande impegno, grande orgoglio, la mia senesità ha fatto un balzo notevole, quindi eccomi qua. Voglio dare tutto me stesso, tutta la mia esperienza, la mia conoscenza per fare in modo di portare Siena dove merita. Ma come l'hai trovata praticamente, ragazzi? È difficile, in due giorni è molto difficile, quindi poi come ha detto l'allenatore giocando tante partite una dietro un'altra non è facile, quindi abbiamo bisogno di tempo e troveremo, ottimizzeremo i carichi di lavoro e quello che dobbiamo fare. Очень активно и сильно не интересовался, конечно, но какая-то связь была, и футболисты вот несколько играли в командах, я смотрел из юношеских сборных, когда я был тренером сборной. Поэтому не очень много, но какая-то информация была. Non seguiva tantissimo all'inizio, comunque era sempre al corrente, informato, c'aveva le informazioni, comunque seguiva un pochino. Ora arrivando qua sempre di più si è immerso in questa situazione. Come prima, per esempio, conosceva anche già dei diversi giocatori, li seguiva, come prima allenava la squadra giovanile, quindi un po' è nel tema, diciamo.